Buongiorno. Allora, io prima di iniziare questa conferenza stampa vorrei come tutto fare una presentazione. C'è qui con me l'avvocato Alfonso Laudonia, e manca, ma mi seguirà da oggi in poi, anche l'avvocato Edoardo Volino. Voglio ringraziare prima di ogni cosa il mio avvocato penalista, quello che fino ad oggi mi ha accompagnato, che è l'avvocato Giuseppe Riccioli. Allora, io questa conferenza stampa l'ho voluta per fare un attimino il punto su quello che sono state fino a ieri le vicende giudiziarie che mi hanno visto coinvolto, me e tutta la mia famiglia. Ci tengo a precisare che quando un consigliere regionale, ma così come un qualsiasi altro cittadino, imprenditore, viene coinvolto in vicende giudiziarie, bisogna sottolineare che viene coinvolta l'intera famiglia. Allora, io sono stato per la prima volta candidato al Comune di Napoli nel 2001, nel maggio del 2001, se non sbaglio, dove fui eletto consigliere comunale. Nel giugno del 2001, io, tenendo presente che io fino al 2001 sono stato un imprenditore, mai avuto a che fare con la giustizia, mai. Dal 2001 in poi, dal giugno del 2001, sono iniziate le mie avventure con la giustizia. Quindi io sono stato indagato e processato alla Procura dell'Area della Repubblica, al Tribunale di Nola, in quanto stavo costruendomi un appartamento già da un po' di anni, e qualcuno si inventò che io avevo traslato il mio immobile, e quindi iniziò nei miei confronti un processo che è durato fino al 2006, così come tutti gli altri processi si è risolto con un nulla di fatto, perché non c'era niente e quindi sono stato assolto. Subito dopo, nel 2002, è iniziato un altro processo nei miei confronti, un processo anche abbastanza grave. Io sono stato accusato nell'udienza preliminare del 2002 di tentata estorsione, che dopo l'omicidio è uno dei reati più gravi che esiste. Tutto ciò per aver difeso mio fratello da una tentata truffa di alcuni soci. A questo incontro partecipò un carabiniere in borghese, e io pronunciai una frase in quell'occasione, dissi: se tu non vuoi fare il socio, stai a casa e a fine anno ti arriveranno i tuoi proventi. Su questa frase io sono stato rinviato a giudizio. La cosa strana di tutto questo processo è che il cosiddetto carabiniere non si è mai presentato in aula. Nel 2006, a luglio del 2006, il processo si chiude, io vengo assolto perché il fatto non sussiste. Nel 2010, e sottolineo due mesi e mezzo prima che iniziasse la campagna elettorale regionali, vengo avvisato di un'indagine nei miei confronti e vengo nuovamente rinviato a giudizio, perché io, secondo il teorema della magistratura, percepivo delle quote dalla regione Campania per dei rimborsi chilometrici. Tenete presente che il processo è durato dal 2010 fino al 2015. Nessuno però si era preso la briga di andare a verificare che io stesso mi ero autodenunciato ancora prima che iniziasse l'indagine, che avevo già restituito il denaro e che quindi questo processo non doveva proprio farsi. Per questo processo, così come per gli altri processi, io a dicembre del 2015 vengo assolto perché il fatto non sussiste. Logicamente, contemporaneamente, mi sono dovuto fare un'altra causa con la Corte dei Conti, e poi su questa vicenda si è mossa anche la Corte dei Conti. Idem con patate, anche la Corte dei Conti non procede, non luoga a procedere per cessazione della materia, perché io ero stato assolto perché il fatto non sussiste.
Nel 2002, quindi stiamo parlando di quando io facevo il consigliere comunale, nel 2002, come ben tutti sanno, parte l'inchiesta sulla Sardegna. E questa è un'inchiesta ed è un processo che mi ha toccato di più, perché in questo processo io vengo accusato non solo di riciclaggio di denaro sporco, ma di rapporti con i casalesi e con la malavita. E sottolineo, tutti sanno che la mia famiglia, la nostra famiglia, c'è mio fratello Franco qua, è stata oggetto di un omicidio in famiglia, perché mio fratello Enzo fu assassinato dai casalesi, e questo ormai è un fatto risaputo da tutti, perché ci stanno pentiti e ci stanno condanne a 30 e 40 anni, quindi permettersi di accostare il nostro nome, la nostra famiglia con questa gente è stata la cosa più brutta che abbiamo avuto. Comunque, nel 2002 parte l'inchiesta, noi ne veniamo a conoscenza nel 2010, perché nel 2010 parte il processo. Tenete presente che un reato del 2002, il processo parte nel 2010, teoricamente, praticamente è già archiviato. Comunque, nel 2019 esce la sentenza. Prima che uscisse la sentenza io chiesi, e lo annunciai già alla stampa, di essere ascoltato dal giudice, e quasi rinunciai alla prescrizione. Il giudice ne ha tenuto buon conto, è entrato nel merito del processo e assolto perché il fatto non sussiste, non per archiviazione. Sottolineo questa vicenda del fatto non sussiste perché qualcuno, e non faccio nome, il deputato Edmondo Cirilli, ci tenne a precisare pubblicamente su Facebook, chiunque lo va a trovare, una cosa è essere assolto perché il fatto non sussiste, è una cosa è l'archiviazione. Io sono stato assolto perché il fatto non sussiste, quindi aspetto sempre che qualcuno mi chiami, mi chieda scusa. Tutti quanti voi ben sapete, c'è ancora un'altra vicenda che mi ha visto indagato nel 2011, quindi sempre dopo le elezioni. Vengo indagato per appropriazione indebita nei confronti dello Stato per riciclaggio e frode fiscale, perché avevo comprato una barca e secondo un teorema della procura ci sarebbe stato una finta vendita della barca, e quindi questo denaro sarebbe rientrato poi a qualcun altro. 6 anni di processo, dopo 6 anni di processo, stessa identica sentenza: assolto perché il fatto non sussiste, formula piena. Dolcis in fundo c'è la vicenda di cui tutti quanti conoscete, che è partita il 15 di febbraio. Allora, io su questa vicenda io sto continuando a leggere, rileggere le carte, le motivazioni che la procura ha dato per l'archiviazione. La cosa che a me mi suona strano, ieri il mio collaboratore Nino, gli ho fatta rileggere anche a lui, ma ho capito bene, leggiamolo intanto. C'è qua il mio nome, non c'è. Cioè, oltre qualcuno che millanta, io sono amico, io ti farò un appuntamento, ti farò incontrare. L'incontro deve essere con me e si incontrano con altri. Non c'è niente, ma non c'è mai stato niente. Allora, logicamente, io mi sono chiesto perché. Allora, perché io sono entrato in questo vortice? E qualche risposta ce la stiamo iniziando a dare. Infatti, per questo e con gli avvocati stiamo studiando. Poi l'avvocato sarà un pochettino più preciso. Così come il libro. Perché in questo libro si dice la stessa cosa. Passarello, ma Passarello non incontra mai nessuno, Passarello non parla mai con nessuno, ci sta gente che millanta. Allora io cosa voglio dire? Io ho la sensazione che se la giustizia faceva il suo corso, cioè che nessuno premeva l'acceleratore e pressava la procura, io credo che la procura si sarebbe ripreso il suo tempo. Se c'era qualche colpevole, oggi si sarebbe fatto qualche processo,
ma la cosa più importante è che chi era estraneo, come sono stato estraneo io a questa vicenda, non sarebbe stato nemmeno citato dalla procura, nemmeno indagato dalla procura. La verità è che qualcuno si è arricchito, perché questa è stata un'operazione mediatica anche di carattere finanziaria, e c'è qualcuno che si è arricchito politicamente di questa vicenda, perché non ci dimentichiamo quel periodo di febbraio, a 15 giorni dalle elezioni, questa vicenda ebbe un risvolto nazionale, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, tutte le trasmissioni parlavano di queste. Mi dispiace che però nessuno poi ha chiamato le parti interessate, o quantomeno nessuno mi ha chiamato per dirmi: Pastorello, ma cosa vuoi dirci su questa vicenda? E io ancora oggi mi aspetto che qualcuno mi chiami e mi faccia raccontare la mia verità su questa vicenda, perché non è possibile che io dal 2001 in poi sia diventato un delinquente comune, che la famiglia Passarella sia diventata una banda, la banda della Magliana. Non è mai possibile che noi dal 2001 in poi siamo diventati dei banditi. Fino al 2001 una famiglia onorata, imprenditori, alle nostre dipendenze migliaia di persone, mai una parola nei nostri confronti, vittime della camorra, avendo pagato con la vita mio fratello il non voler sottostare a una minaccia su un appalto. E questo è quello che succede, perché forse la famiglia Passarella non doveva entrare in politica, perché era scomodo, perché siamo gente che pensiamo, perché volevamo dare il nostro contributo a questa regione, a questo paese. E questa è la vicenda di carattere giudiziario. Poi c'è la vicenda di carattere politico. Prego. Quando la procura di Novi dice appartenendo a traslato, che cosa intende per traslato? Che avevo, secondo la procura, spostato questo era il mio terreno, l'appartamento doveva venire in un angolo, io l'avevo spostato di 3 metri. Non era vero. La verità però sa qual è stata, che dopo 20 anni che sono subentrate delle leggi antisismiche, perché quando io ho comprato quel terreno, il terreno era costruibile. La verità che ad oggi non è nemmeno più il terreno, perché il comune di Santa Anastasia, che rosso era e rosso è rimasto, me l'ha portato via il terreno dopo 19 anni. Questa è la verità. Io ho annunciato anche le questioni di carattere politico, ho già detto ampiamente in altre occasioni. Allora, io vorrei sottolineare e precisare, io non sono stato mai messo fuori dal partito. Io mi sono autosospeso, c'è una lettera, c'è una comunicazione ufficiale. Io mi autosospeso. Ribadisco anche un'altra cosa, il giorno che scoppiò questa indagine, e lo risottolineo perché io sono una persona seria, corretta, e mi ritengo una persona che quando parla dice la verità, io ebbi a parlare con i vertici romani e sottolineai la mia volontà a ritirare la mia candidatura, e da Roma mi fu detto: no, abbiamo visto i video, tu non ci sei, vai avanti. Per poi dopo un'ora vedere un comunicato stampa dei livelli regionali di qualche sottospinto di qualche parlamentare regionale a dire: no, noi disconosciamo questa cosa. Allora io non ho riserve nei confronti di Giorgia Meloni, assolutamente. Io non ci ho parlato con Giorgia Meloni, capisco che lei era stata impegnata, capisco anche che questa vicenda ha avuto un risvolto forse negativo, però qua bisogna capire e fare la differenza tra chi è la vittima e chi è il carnefice. Io sono la vittima in questa vicenda, quindi io ad oggi ho chiuso tutte le mie pendenze con la giustizia, quindi credo che scriverò al partito e rientrerò nel partito.
per poi essere, come dire, devo rientrare, perché per essere, per andarmene o per essere cacciato io devo prima rientrare. Quindi qua c'è un sacco di gente che racconta favole, Passarello è stato cacciato, io non sono stato cacciato, mi sono autosospeso come la correttezza vuole. Quindi autosospeso, io farò una lettera e rientrerò nel partito, dopodiché se qualcuno mi vuole cacciare me lo devo dire, se qualcuno mi vuole tenere è chiaro che mi deve chiamare, mi deve dire Passarello sediamoci e parliamo. Che i livelli regionali non mi vogliano o alcuni dei livelli regionali non vogliono Passarello, questo ormai è chiaro, perché attacchi che ho avuto, come li ha avuto l'onorevole Cirilli, come l'ho avuto da qualche ex collega mio, come l'ha avuto da Iannone, come l'ha avuto dalla ex compagna dalla signora Rescigno, attacchi non che mi sto inventando, che stanno sui social. Quindi non sto dicendo affermazioni della mia bocca, andate sui social, andate sulla mia pagina Facebook e troverete tutto. Sono loro che hanno detto che vergogna, che vergogna, che vergogna. Allora io dico, ad oggi la vergogna la provate un pochettino voi di quello che avete fatto. Ma siamo o non siamo un'area politica garantista? I giustizialisti sono quelli che stanno di fronte a noi. Allora su questo io credo che noi dobbiamo fare un attimino di riflessione. Io su questo vorrei avere un confronto con i livelli nazionali del partito, sempre che i livelli nazionali del partito vogliano che Passarello oggi, ma già ieri, persona per bene e onorata, oggi lo dicono anche i magistrati, ma credo che non c'era bisogno, almeno per me e per chi mi conosce non c'era bisogno che lo dicesse la magistratura, che io sono una persona per bene. Avvocato, sulla vicenda invece più aggiovato è uno che ce lo diciamo, sono i 5 Stelle, ma non solo politicamente, perché l'hanno cavalcata e hanno difeso chi mentiva, che questa gente ha mentito, almeno su di me ha mentito, io parlo di me. E io credo che se non c'ero io in questa inchiesta e non c'era il figlio di De Luca, che non devo difendere io, l'inchiesta non c'era. Il film che hanno scritto o che vorrebbero portare nelle sale cinematografiche, che questo è il preambolo di un altro film, vista la prefazione di chi ha fatto di questo libro, loro si sono arricchiti su questa vicenda. E quello che non hanno potuto dire i 5 Stelle su questa vicenda, andate a vedere sul blog dei 5 Stelle i filmati ad arte che hanno fatto con la mia faccia. Ma su questo, ripeto, poi l'avvocato mi serve a dire. Sì, se posso velocemente, mi riporto poi a quest'ultime parole del consigliere. Noi stiamo ripercorrendo i video che ci sono stati, il fango che c'è stato gettato addosso sul consigliere regionale Luciano Passarello, e abbiamo già dato fin troppa pubblicità a questo libro e noi ne stiamo valutando o il ritiro dal mercato, comunque qualsiasi azione giudiziaria volta a tutelare l'immagine del consigliere Passarello, che è profondamente denigrato sia da questo libro sia da un'inchiesta totalmente inventata. Ha subito 18 anni di procedimenti vari, fra i più gravi in Italia: estorsione, riciclaggio, rapporti con clan mafiosi, e sempre con formule di assoluzione piene. 530, lo spiegavo prima, eravamo soli, con 530 senza capoverso significa formula piena e non vi è alcun dubbio dell'assoluzione. Quindi noi stiamo valutando insieme al collega Edoardo Volino qualsiasi azione giudiziaria, sia nei confronti delle testate fanpage, sia nei confronti, anche stiamo valutando ad oggi i video che il consigliere Passarello non ha visto in passato, ma stiamo valutando adesso, per iniziare qualsiasi azione giudiziaria anche nei confronti di chi pubblicamente ha denigrato il consigliere. Su quest'ultima inchiesta c'è un non luogo a procedere, un... Quale inchiesta? Questa qui del fanpage. C'è un'archiviazione. L'archiviazione viene prima della sentenza non luogo a procedere, cioè siamo ancora nella fase delle indagini preliminari. Mi scuso, ma non so. 21 pagine. Quindi c'è un'archiviazione. E nelle 21 pagine della richiesta di archiviazione poi... Sì, sì, sì. Ma si spegne dopo.
il magistrato del pubblico ministero parla di questa indagine, ma non nomina mai Passarillo, evidenzia che non ci sono alcun fatto collegabile ai reati presunti tali, esattamente configurati. Ma in questa inchiesta il dottor Passarillo non doveva proprio essere neppure nominato, poiché come già ha evidenziato viene tirato in mezzo come da un suo ex segretario, giusto? Da un che nulla ha nessun rapporto diretto era con il dottor Passarillo, quindi non si capiva perché il Passarillo era in questa vicenda. Per fortuna, e noi crediamo nella giustizia, e la giustizia ha fatto per anni, anche se a volte in ritardo, perché comunque anche su questo stiamo valutando alcune cose, però ci sono per fortuna tutte sentenze con formula piena. Però di questa vicenda, come ha detto già il dottore, ci hanno marciato fin troppo, scusatemi il termine. C'è una speculazione sia economica, l'abbiamo già fatto vedere fin troppo, e sia politica, e noi su questo stiamo valutando le azioni migliori da porre. Io vorrei far sottolineare, giusto perché il signore Lacchi chiedeva, ne faccio qualche passaggio, allo scopo di contattare i politici necessari e consentirgli di vincere la gara, Rosario ha messo Nunzio in contatto, Nunzio sarebbe il pentito, con un commercialista tale Carmine Damiano a sua volta ha parlato con Berrella promettendo un appuntamento con Passarillo. In questa circostanza Rosario è la stessa cosa, il consigliere di Fratelli d'Italia che ha l'opposizione, l'attuale Passarillo, non si capisce perché, però lo dobbiamo contattare. Nella discussione nasce, io poi vi farò incontrare il giorno 3 o 4 di gennaio il consigliere Passarillo. Io il 3 gennaio ero a Nizza, non ci stavo, non stavo in Italia, non c'è una parte dove si dice abbiamo incontrato Passarillo, abbiamo parlato con Passarillo. Io vi ripeto, ognuno poi si passa la mano per la coscienza, però un dato che non deve sfuggire: un anno prima, il 14 di febbraio, il mio collaboratore era rientrato in azienda, non stava più. Questo non vuol dire che non lo conoscevo, mica posto che non lo conoscevo. Cioè io oggi ho l'avvocato che mi difende, domani mattina l'avvocato commette un reato, perché mi ha difeso, era il mio avvocato. Cioè io per vita naturale delante risponderò di quello che fa l'avvocato, però nella parte che la procura scrive per archiviare continua a dire il suo collaboratore, non dicono ex, ma al di là di questo dico, poi il fatto dove sta, perché Passarillo? Perché se non c'era Passarillo l'inchiesta non serviva a niente, o perché sono 20 anni che Passarillo cercano di incastrarlo su qualche cosa, perché Passarillo sarebbe stato eletto, perché questa vicenda ha cambiato il senso del voto in Campania e non solo, perché Passarillo forse avrebbe dato fastidio a Roma. Queste sono tutte domande che dobbiamo porci, che la stampa, non solo quella qui presente, che io ringrazio profondamente, che sono sempre presenti, ma io credo che anche la stampa nazionale, la televisione nazionale, che hanno fatto trasmissioni intere su queste vicende, si devono porre questa domanda. Questo non può essere una cosa che per caso 20 anni si indaga su di me e si cerca di incastrare, non può essere un caso. Allora, o io ho fatto male a qualcuno e non lo so, allora io dico su questo qualcuno vuole indagare, perché c'è qualcosa che non va, cioè voi siete dei giornalisti, siete persone che vivono delle notizie, che vivono cose ogni giorno, ma non vi sembra strano? Ma la cosa più importante è che io non vengo mai condannato nemmeno per una multa, non vi sembra strano? Io credo che per quelli che mi riguardano ho detto tutto.
Grazie. Okay. Consigliere Passariello, vicende giudiziarie concluse, con formula piena di assoluzione, quale sarà il suo futuro politico? Ma io, come ho già avuto modo di dire, io mi sono autosospeso da Fratelli di Italia, quindi non sono stato mai cacciato. Per senso di responsabilità l'ho fatto. Così, con lo stesso senso di responsabilità, io mi appresto a fare una lettera di rientro nel partito. Poi, dopodiché, è chiaro, mi aspetto che i vertici romani, che Giorgia Meloni mi convochi, ci incontriamo, iniziamo a chiarire tutto il fango che la parte della parte politica campana di questo partito ha gettato su di me, se ne assume le proprie responsabilità, che il mio nome venga riabilitato. E io non ho motivo, io sono un uomo di centrodestra, non posso mai essere un uomo di sinistra, quindi il problema non lo vedo, non c'è, salvo che poi non lo crei qualcun altro, che chi altri non mettono il veto. Se mettono il veto, poi chi deve decidere, se ne assume la responsabilità. La sua volontà è comunque quella di proseguire il percorso in Fratelli d'Italia. Ma guarda, il mio percorso è di continuare a fare politica. Se la posso fare in Fratelli di Italia, che è un partito che ho scelto nel 2013, perché io ricordo a tutti che non è che sono stato né cooptato, né, io ho scelto autonomamente di passare in Fratelli d'Italia nel 2013, quando questo partito è nato, cioè subito dopo. È chiaro, quindi non posso che proseguire questa scelta, logicamente fatta salva che qualcuno non si inventi qualche altra azione giudiziaria domani mattina, perché qua siamo sotto al cielo. Quando si decide di ammazzare qualcuno, abbiamo visto, ci sono dei poteri che mi permetto di dire che la camorra non se la vedono proprio, hanno poteri, come dire, più forti. Io ringrazio la magistratura per quello che ha fatto. Sono convinto che avrebbe potuto fare di più se alcune persone non avrebbero ostacolato il loro percorso, ci sarebbe potuto essere più verità, qualcuno che doveva pagare forse pagava. Però voglio sottolineare che quello che emerge chiaro da questa vicenda è che io sono innocente, che il pentito Nunzio Perrella è uno che sarà pure pentito, ma in due giorni ha ripreso e ha tutti i contatti con la malavita organizzata, perché per poter mettere in atto questo ha ripreso tutti i suoi contatti. Quindi Nunzio Perrella, ex pentito, è uno che in due giorni ha ripreso tutti i suoi contatti con la gente di malaffare della regione Campania. Questo è il dato. E che secondo me i vostri colleghi potevano essere un attimino più attenti, e quindi se ne devono assumere anche loro le responsabilità. Di quello che hanno il ritiro del libro e dell'inchiesta dal web? Ma l'ha detto già il mio avvocato, se ci sono i presupposti, certo che lo chiederei, perché in quel libro ci sono delle nefandezze, in quel libro ci sono delle bugie, e quelle bugie devono essere cancellate. Anzi, io dico un'altra cosa, mi sarei aspettato anche dalla fanpage un'azione, dire un'azione verità, ma non hanno nemmeno avuto il buon senso di dire ci eravamo sbagliati su questa persona e su quest'altra persona, sugli innocenti dovevano dire ci siamo sbagliati, ma non l'hanno fatto questo. Grazie. Prego. Ci trattiene qualche secondo con noi? Mettiamoci qua, e allarghiamoci. Vuoi? Mantengo? Ci sono tutti? Che può fare il consiglio per Whirlpool? Intanto è un bene che finalmente se ne parli anche qui in aula di una vertenza che rappresenta un po' l'emblema delle politiche industriali che in questi anni sono mancate in questa regione. Ci sono idee, proposte da discutere? Se possiamo... Noi abbiamo, intanto il mese scorso abbiamo depositato una proposta di legge che va nella direzione di difendere, diciamo, il tessuto produttivo locale contro un fenomeno di delocalizzazione selvaggia che ormai è sotto gli occhi di tutti, che sta costringendo imprenditori e multinazionali a chiudere o a delocalizzare, a spostarsi nei paesi magari dove la manodopera è più bassa, dove ci sono dei meccanismi e dei presupposti diversi e più
convenienti diciamo a speculare proprio in un'Europa che praticamente ha creato delle situazioni che danneggiano il territorio e il lavoro locale. Il governo in merito sta seguendo questa vertenza ormai da mesi e è per la prima volta, credo, che un governo sia stato in grado di costringere una multinazionale come Whirlpool a fare dietro front e a rispettare quanto sottoscritto nello scorso ottobre al MISE, ossia un accordo che prevedeva un piano industriale e quindi investimenti seri sul territorio. Whirlpool, a distanza di pochi mesi, ha disatteso quegli accordi senza una giustificazione che fosse plausibile, per cui c'è stata da parte di tutti e in primis anche del presidente Conte nell'ultimo tavolo una presa di posizione netta. La condizione per poter tornare ai tavoli e discutere del rilancio era senza ormai di dubbio quella del ritiro di quella procedura di cessione che la stessa azienda aveva annunciato. Senta, c'era questa proposta di creare la cooperativa di lavoratori con un capitale iniziale di Invitalia. Al vaglio ci sono numerose proposte, diciamo quelle più plausibili e quelle che prenderemo in considerazione sono senza dubbio quelle che possono garantire una solidità occupazionale e duratura sul territorio, perché è un territorio che ha subito in questi anni una sorta di desertificazione. Non possiamo permetterci il lusso di perdere anche questo stabilimento che produce lavatrici e che dà lavoro a oltre 1000 persone, perché oltre alle 420 lavoratori e lavoratrici di Whirlpool abbiamo un indotto che supera le 1000 unità. Grazie. Gennaro Saiello, consigliere della Regione Campania. Perfetto. Allora, consigliere Ciaramella, questo consiglio monotematico che cosa porterà di diverso per questi dipendenti della Whirlpool? Beh, intanto il momento è ancora drammatico, ma sicuramente diverso. Diverso perché mentre fino a qualche giorno fa avremmo dovuto semplicemente certificare la morte clinica di questa importante industria, non soltanto per Napoli, ma come abbiamo detto tante volte per la Campania e per l'Italia, siamo a dire che abbiamo finalmente portato l'azienda a riconsiderare il tavolo e quindi a chiedere che il tavolo rimanga aperto. Questo è un fatto importantissimo. L'altra questione importantissima è che la Regione ha fatto la sua parte. L'atto di forza, di coraggio e di responsabilità che il Presidente De Luca ha fatto mettendo sul tavolo una quota che non è soltanto di soldi, di fondi, ma soprattutto quella di dire la Campania c'è, è al fianco dei nostri lavoratori e faremo di tutto perché possa essere coinvolta nel capire qual è il piano industriale. Non possiamo far morire questa azienda perché non possiamo far morire il nostro territorio lasciandocelo strappare da una multinazionale che fino a qualche giorno fa non voleva neanche sedersi sui tavoli. Cosa nome e cognome? Giovanni Sgambati, segretario regionale della UIL. Stamattina c'è questo consiglio regionale monotematico sulla Whirlpool, ma che cosa realmente bisogna fare? Ma noi auspichiamo che ci possa essere una larga convergenza di tutti i consiglieri, perché la vicenda della Whirlpool è la vicenda di una desertificazione industriale in Campania e se non difendiamo le preesistenze come la Whirlpool le possibilità di sviluppo non ci sono. Auspichiamo che ci possa essere non solo la convergenza oggi, ma la convergenza a seguire la vertenza affinché non si trovi una conclusione positiva. Noi ci siamo incontrati in corteo, ci siamo incontrati in varie manifestazioni a favore della Whirlpool, ma secondo voi sindacati che cosa deve fare realmente il governo per far cambiare quest'idea alla Whirlpool azienda? Io penso che bisogna creare tutte quelle condizioni, anche approfondendo quali sono i limiti economici che prevedono la possibilità di Whirlpool di continuare a decidere di delocalizzare, per offrire strumenti che possano essere, come dire, di conservazione del patrimonio industriale che abbiamo qua a Napoli e in Campania. Allora, ci siamo. Presidente D'Amelio, stamattina siamo a un consiglio monotematico sulla Whirlpool, ma al di là di tutto, tutta la zona dell'Avellinese è coinvolta in prima persona su questa crisi. Sì, intanto il consiglio monotematico è sulla Whirlpool,
e io credo che abbiamo fatto bene a discuterne, perché la Regione Campania, il Presidente De Luca in prima persona, ha proposto di mettere a disposizione anche da parte della Regione 20 milioni di euro. Sappiamo benissimo che è una vertenza nazionale e che quindi va risolta in stretta sinergia con il governo. Finalmente l'azienda ha deciso di bloccare i licenziamenti e di dire che vuole restare. Capiamo a che condizioni. Se le condizioni sono di garanzia per gli operai, io credo che sia giusto che la Regione, così come ha detto, mantenga l'impegno per questo sostegno. E poi, non solo nella provincia di Avellino, solo nella provincia di Avellino abbiamo 3 aziende di indotto Whirlpool e parliamo di altri 250-300 operai, ma in provincia di Caserta, in altre parti della regione abbiamo le aziende dell'indotto, quindi diciamo che la disoccupazione va al di là delle migliaia di persone che sarebbero licenziate o andrebbero in cassa integrazione a Napoli, ma riguarda l'intera regione. Quindi io credo che noi dobbiamo batterci, così come abbiamo fatto in questi giorni, esprimere la nostra solidarietà, il nostro impegno concreto e lavorare in stretta sinergia con il governo nazionale e con le organizzazioni sindacali. Allora, siamo con i lavoratori della Whirlpool per questo consiglio regionale. Qual è la vostra posizione? La nostra posizione resta sempre la stessa. Noi vogliamo il rispetto dell'accordo del 25 ottobre. Noi ci aspettiamo che tutte le istituzioni si mobilitano per attivarsi insieme al governo a far cambiare idea all'azienda. Ma che cosa ha bisogno questa azienda? Voi ci vivete dentro, voi sapete i problemi reali quali sono? I problemi reali che ha questa azienda, che noi abbiamo bisogno delle lavatrici che hanno portato all'estero, in Polonia, le devono riportare qua in Italia per rilavorare, perché ci manca la produzione alla fine. Che cosa vi aspettate dalla politica rispetto a questa situazione? Allora, che mantengono e fanno rispettare gli accordi. Ad oggi il Comune si è schierato, oggi aspettiamo anche un documento della Regione Campania dove conferma quello che ha detto anche l'assessore Marchiello, che ci sono 20 milioni di investimenti sul sito di Napoli, e quello che farà anche la politica nazionale, quello là di far rispettare l'accordo, perché non può essere che una multinazionale viene in Italia, viene per saccheggiare e poi andare via. Un'eccellenza in Campania non può essere delocalizzata. Se si parla tanto del sud, dello sviluppo, questa è la prima mossa da mettere in campo sia a livello comunale, a livello regionale che a livello nazionale. Allora, che strada può seguire e deve seguire il Consiglio regionale in questa vertenza? Io credo che il Consiglio regionale debba fare esattamente quello che sta facendo, essere il più vicino possibile ai lavoratori, sostenerli in una battaglia di grande civiltà che loro stanno portando avanti, sostenerli sia da un punto di vista finanziario, sia da un punto di vista legislativo. Qualsiasi cosa bisogna fare, il Consiglio regionale e la Giunta regionale ci sarà, perché è una battaglia di dignità ed è una battaglia anche rispetto alla storia che ha la Regione Campania nell'ambito del settore manifatturiero. Noi non siamo una regione che non ha una storia in questo settore. Siamo una storia che abbiamo una storia invece riconosciuta in Europa, di alta qualità, di grande professionalità, e la Regione Campania non farà mancare il proprio sostegno, così come ha già preannunciato il Presidente De Luca. L'assessore Palmeri sarà presente a tutti i tavoli e noi chiederemo a Invitalia di rappresentarci come braccio finanziario per sostenere il destino e soprattutto il rilancio del sito produttivo di Via Argine. Senta, si parla di, con l'Italia, di creare questa cooperativa con i lavoratori di Whirlpool. Secondo lei è una soluzione fattibile? Guardi, per me non era fattibile già la cessione del ramo d'azienda, la cooperativa lo è ancora di meno, per quanto mi riguarda. Io credo che bisogna ripristinare
bene le regole del gioco. Le multinazionali non possono pensare che c'è sempre un est da qualche altra parte. Noi siamo l'est degli Stati Uniti, ma ci sta il nostro est, e non è possibile immaginare che una multinazionale venga in Italia, faccia la propria attività fin quando le cose vanno bene, basta che si cominci a non guadagnare che le cose non vanno bene, per cui cominciamo con la ristrutturazione del sito, con la cassa integrazione e quant'altro. Credo che chi fa impresa lo deve fare seriamente, rispettando i lavoratori, rispettando le istituzioni locali. Solo così alimenteremo un circolo virtuoso del lavoro. Grazie. Grazie a voi. Un consiglio monotematico, ma un problema grave che ha poche risoluzioni, secondo me. Ma intanto c'è da fare una valutazione immediata. Governo assente, regione assente e le industrie chiudono. Questo vale per l'Ilva, vale per la Whirlpool e rischiamo purtroppo altre chiusure. Quando non c'è la politica, non ci sono le istituzioni, di che ci meravigliamo? I lavoratori rimangono soli, abbandonati, ed è un grande rischio. Quindi qui siamo insieme, qui dobbiamo lavorare tutti quanti compatti, perché non dobbiamo creare divisioni, guardare gli errori ma non dividerci per il futuro, perché dobbiamo salvare queste imprese, dobbiamo salvare la Whirlpool. Mi permettete di dire non quando c'ero io, perché sennò dico sempre quando c'ero io, però io ho avuto le stesse condizioni, voi vi ricordate, nel 2014-15, quando Whirlpool di Carinaro, l'azienda decise di chiudere quel stabilimento. Beh, io non è che sono stato lì come i turisti svedesi che sono qua tra governo e regione, che si guardano e non fanno nulla, fanno i turisti. Io sono andato in azienda, in fabbrica. Ho parlato con i sindacati, ho chiuso con i lavoratori un impegno di 50 milioni di euro con una delibera regionale. Mi sono messo d'accordo con il governo nazionale, allora con Renzi, presidente del Consiglio, che hanno seguito la questione. Quindi facemmo un tavolo al Ministero, mettemmo l'azienda spalle al muro, facemmo la nostra parte e, come sapete, Carinaro si salvò e l'impianto è ancora aperto e in funzione. C'era poi il problema di Napoli, quello che sta avvenendo ora, e nessuno si è voluto occupare di questa vicenda e oggi ci troviamo ad affrontare questo dramma. Quindi cosa dobbiamo fare? Fare quello che abbiamo fatto nel passato quando abbiamo risolto i problemi, un grande patto per la Campania, per difendere le imprese campane, con le istituzioni locali protagoniste e con il governo che deve essere chiaramente presente nei tavoli di crisi, non tenere i tavoli di crisi e non convocarli e non andare e non sedersi. Questo bisogna fare e quindi siamo qua per dare, come sempre, con responsabilità anche dall'opposizione, fare la nostra parte e dare una mano. Ieri Salvini ha cominciato la sua campagna elettorale, la sua posizione nell'ambito del centrodestra. No, io condivido, ho detto, le parole di Salvini sono state sui contenuti, sono i temi del Sud, quindi bene che si declinino con i problemi del lavoro, con i problemi della sicurezza, con i problemi delle infrastrutture, i problemi dell'ambiente, dei rifiuti, del rischio di rifiuti, della necessità di fare gli impianti. Quindi questi sono tutti grandi temi che Salvini ha affrontato come grande partito della Lega Ora al Sud, guardando ai temi del Sud. Quindi su questo è stato, devo dire, assolutamente condivisibile sul piano dell'impostazione dei temi. E sul resto no, sul resto sono d'accordo, ma siamo tutti d'accordo che va fatta prima bene, lavorare bene per rafforzare la coalizione, che deve essere un centrodestra allargato. Quando abbiamo vinto è perché abbiamo sempre allargato il centrodestra, quindi grande valore ai partiti fondatori del centrodestra, ma le realtà civiche, associative, le realtà che le esprimono nel territorio sono fondamentali per vincere. Poi si fa una squadra, perché bisogna vincere tutti insieme, e poi si scelgono nella squadra i ruoli, a partire dal ruolo di presidente e gli altri ruoli che devono essere indicati. Io da capo dell'opposizione sono impegnato in questo percorso, quindi non inverto il rapporto. Non si parte mai dal candidato presidente, perché così è la maniera migliore per indebolire la coalizione. Grazie. Allora, un consiglio monotematico dove alcuni esponenti, invece di essere coerenti, stanno attaccando il centrodestra per il passato.
Sì, diciamo questo consiglio monotematico è stato richiesto da noi di centrodestra per affrontare questa triste vicenda Whirlpool. Ovviamente ci sono i colleghi dei 5 Stelle che sono al governo da 3 anni, che hanno preso in giro le famiglie. Luigi Di Maio ha cancellato 2 miliardi per il patto della Campania e oggi nessuno di loro si assume le responsabilità di dire è colpa nostra. Quindi la solita pagliacciata dei 5 Stelle, purtroppo il paese, tutta l'Italia si è reso conto del bluff a 5 Stelle, infatti perdono consensi tutti i giorni. Più che altro oggi qua siamo per trovare soluzioni, ma non fare attacchi a destra o a sinistra. Quindi abbiamo presentato un documento e ci auguriamo che tutti i gruppi lo firmano per stare a fianco dei lavoratori e per far sì che il governo metta mano a questa vertenza, che è davvero un problema sociale per tutta la regione Campania. Cosa prevede questo documento? Ma il documento, noi abbiamo chiesto al Presidente della Regione di farsi restituire i 500 milioni per le ZES che erano compresi nei 2 miliardi che Di Maio ha cancellato con un tratto di penna. Mi hanno detto che tu sei bravo, però tu sai che vincere il pizza a tua madre. Sempre. Io a te. No, non la faccia adesso. È vuota la. Faccio pure fare la faccia adesso. Stanno prendendo le cose. Poi va. Mio staff, questo è il mio staff. Rolando. Mio fratello Luca, mio marito Fabio, mia cognata Marica, mia mamma Raffaella, signori che si è nascosta. Sarà dietro. Giù, eh? È talmente piccola, quindi non si sente benissimo. Oh, non c'è bisogno di più. Che silenzio. Guarda me la. No? Guarda me la. Ma io non so proprio se c'è un po' di silenzio. Allora, questa è una pizza con ingredienti ovviamente di prima scelta. Assolutamente sì. Questa è una pizza fritta completa alla napoletana. È composta da ricotta, provola, ciccioli, pepe e un poco di pomodoro. Un po' di colore semplice. E l'impasto? L'impasto è un impasto classico, diretto dalle 9-10 ore di lievitazione, più o meno il 65% di idratazione. Ora la pizza. Sì, è la mia friggitrice umana. È la mia friggitrice umana. Allora, da stamattina l'abbiamo fatto. Che tipologia di olio state usando? Noi utilizziamo un olio di girasole. A volte ci alterniamo con il mais, però preferiamo rimanere col girasole, che magari è più leggero. Basta che sia cotta e dorata, asciutta specialmente, in modo che non arrivi a creare problemi allo stomaco, che vi risulti molto leggera e di qualità, insomma. Quanto tempo deve stare la friggitrice? Nella friggitrice dipende da quanto sia forte, tra virgolette, dipende dalla temperatura che l'abbiamo portata. Se abbiamo una pizza alla volta, impiega meno tempo di 2 o 3 pizze, ovviamente, e anche in 5 minuti è sicuramente. Ovviamente usate della strumentazione particolare, questo messo ha un nome suo. Nell'ambito della professionalità per sì, questo è il ragno. Noi lo utilizziamo per colare, per alzare la pizza, per girarla nella classica Tiello, perché
le friggitrici ovviamente non ce le abbiamo, però le utilizziamo per la friggitoria, per i porchetti, i sciabini. Per la pizza fritta invece utilizziamo la classica friggitrice, infatti io sono tipo molto tradizionalista, preferisco seguire la tradizione, mantenere la tradizione più che altro. Infatti riesco a rimanere innovativa. Creiamo spesso e volentieri altri gusti, altri ripieni di queste pizze, però la classica è la classica, c'è poco da fare, la fritta margherita marinara, sono quelle là che rimarranno sempre in assoluto. Ovviamente noi abbiamo un permesso particolare per accedere alle cucine, perché rigorosamente abbiamo permesso. Assolutamente sì. Vabbè, lui siete il mio ospite stasera, siete pure particolari, quindi mentre stavamo lavorando ci sta che venite in cucina, anche per vedere come viene cotta la pizza. Assolutamente sì, però purtroppo sì, è vietato a dire agli addetti che non siano ai lavori, insomma. La leggerezza di questa pizza. Penso che io soffro di dolore allo stomaco. Mangio la pizza da lei e magari non soltanto la pizza, quello che sai più di tutto il mio lavoro. Voglio dire, mi porta a casa, mi vado a scontare perché poi la cerchia di vedere altri. Va bene, questo dipende. Io non ho posto Grazie.